È tutto pronto per l'inizio, ultimi preliminari e c'è il fischio del direttore di gara con pallina in mano appunto alla formazione viareggina. Punizione per il Prato, già battuta. Prato che manovra con Santoro, lo scambio con Capuano, il tiro di Santoro ma para il portiere Poletti. Recuperata da Barbani che può ripartire in contropiede, Barbani la conclusione, la doppia conclusione di Barbani e poi di Santoro che trova l'opposizione del portiere Poletti. Fa girare pallina la formazione pratese. Palla dentro di Barbani per Capuano Lorenzo che va a realizzare il gol del vantaggio. Bella azione corale. 5 secondi, pallina recuperata da Viareggio che manovra con Bicicchi, poi Poletti e c'è la rete. La rete del Viareggio è il numero 5, è il numero 5 Poletti Francesco. Poletti contro Vespi e ribatte Vespi e però poi Poletti va a realizzare, Poletti va a realizzare, aveva parato Vespi e che ha poi superato il portiere pratese ribaltando il punteggio. E c'è il gol dalla distanza, però c'è stata la deviazione di Poli, il tiro dalla distanza, pallina però riconquistata dal Viareggio, il tiro di Cortesi e la risposta di Vespi. Tutto regolare, siamo già dall'altra parte, la deviazione del numero 27 Tomei Alta, pallina recuperata dal Prato, conclusione a fil di sirena di Capuano Lorenzo. Arriva la sirena che sancisce la fine del primo tempo, 2-2, tutto pronto per l'inizio della ripresa che avviene in questo momento con il fischio del direttore di gara che è il signor Righetti di Sarzana. Che Cinquini all'indietro per Bicicchi, Poletti, pallina dentro e la deviazione volante del numero 27 Tomei. Tomei, la conclusione, la respinta col guantone di Vespi Francesco. Ancora pallina dentro, Capuano, c'è il fallo e la punizione. C'è il fischio, Capuano Alberto, la parata del portiere, ha cercato di piazzare la pallina all'angolo alto, ma il portiere ha respinto con il corpo. Prato che in questo secondo tempo fa un po' di fatica a costruire azioni pericolose. E ora Capuano Alberto. Alla balaustra, si libera, dietro porta, alza e batti di Capuano Alberto, che va a trovare la rete del 3-3. Già battuta la punizione, lo scarico all'indietro per Poletti, Cortesi, e Tomei scusate, Cortesi e c'è la rete. E c'è la rete di Poletti con il tiro dalla distanza,
Poletti, terzo gol personale, riporta avanti Viareggio. Postare, supera la metà pista, però gli ruba pallina elegantemente Poletti. Tiro ribattuto e c'è il fallo, e c'è il fallo su Cinquini. Di Spagnuolo colpisce la traversa, la pallina si impenna, quindi traversa, traversa di Spagnuolo, perde pallina Prato, perde pallina Prato, c'è il tiro diretto questa volta, l'arbitro ravvisa questa trattenuta. Poletti si ferma e poi va a realizzare. Viareggio 5-3. La recupera il Prato, riparte con Barbani. Mugnai, e va a realizzare Mugnai, va a realizzare Mugnai. Che prende il cartellino blu. E c'è la sirena finale. Il Viareggio che espugna il Palarogai per 5-4, andiamo.